Amici carissimi di Dopo Cena, buonasera, ben ritrovati, un'altra puntata interessantissima questa sera dove riscopriremo un cereale che è ritornato prepotentemente sulle nostre tavole ultimamente. Stiamo parlando del farro e di tutte le sue molteplici applicazioni. Lo faremo con due graditissimi ospiti, uno dei quali già lo avete conosciuto, è stato già qui sui nostri divani, lo presento subito. Buonasera a Sauro Allegrezza. Ben ritrovato, Sauro. Buonasera a voi e grazie di aver invitato un'altra volta alla trasmissione sul farro, molto interessante. Ecco, questa sera ci darai tutte le delucidazioni del caso. Tu sei un tecnico fitoiatra, responsabile del Consorzio Agrario di Ancona per la zona di Pesaro. Altro ospite graditissimo è Rolando Ramoscelli, per il quale ci vorrebbe una didascalia lunga mezzo chilometro, ristoratore, giornalista, scrittore, gastronomo, enogastronomo, insomma, conoscitore del territorio e custode e cultore della cucina dialettale. Dopo ci spiegherai anche questa chicca così. I libri che vedete sul tavolo li ha scritti lui, insomma, quindi insomma, è una persona che ci parlerà dopo che Sauro ci avrà sciorinato tutto lo scibile possibile sul farro, anche delle possibili applicazioni che si possono fare in cucina. Quindi insomma una puntata ricca, anzi vi dico subito, Rolando, ci darai qualche ricetta, quindi noi invitiamo gli amici a casa a carta e penna e calamaio, come si dice, a scriversi qualche appunto, quindi insomma potete trarre spunto per la vostra tavola. Allora, prima di capire come possiamo utilizzarlo, capiamo di che cosa si tratta. Insomma, ultimamente Sauro se n'è visto tanto di farro in giro, però la storia del farro è antichissima, insomma. Il farro risale a 7000 anni avanti Cristo, insomma, come storia è lunghissima. E praticamente il farro è stato il motore dell'antichità, insomma, come cibo. Ci sono tre varietà di farro, c'è il monococco, il dicocco, che è il più comune coltivato, e c'è lo spelta, una varietà però non molto ricca di proteine come il farro di cocco, che è l'intermedio fra la produzione adeguata economicamente parlando e la qualità del prodotto. Noi come Consorzio Agrario di Ancona quest'anno abbiamo puntato sul farro biologico, perché il convenzionale avevamo poco spazio. A onor del vero trovavamo anche poco seme, perché non c'era il seme per poterlo seminare il farro, perché essendo molto richiesto abbiamo avuto dei problemi di approvvigionamento del seme che grazie al nostro direttore all'interessamento abbiamo brillantemente risolto. Per ciò che riguarda il biologico invece abbiamo spazio, perché il biologico, essendo i coltivatori limitati con il biologico, ancora abbiamo spazio. La cultura di per sé è molto semplice a produrre, nel senso che necessita di un seme, quantità di seme che va dai 150 ai 180 kg ad ettaro, di norma non necessita di diserbanti, concimi se è biologico nulla, e altrimenti 2 quintali di nitrato ammonico sul convenzionale, una spesa di 60 euro ad ettaro, sì. Trattamenti di norma non ci vogliono, non li disdegna ma non ci vogliono, e praticamente hai ottenuto una ottima PLV, la produzione lorda vendibile, che ti dà un netto aziendale alto, perché comunque sia quando non hai fatto le spese sulla coltura, di conseguenza c'hai il reddito alto. La semina del farro avviene da adesso, insomma, si semina come il grano duro, perché in effetti non è altro che un grano duro rustico, selvatico. Sì. Va bene sui ristoppi, va bene sulle terre marginali. E questo, il ciclo del grano è leggermente più lungo, maturerà praticamente dalla prima decina alla seconda decina di luglio come maturazione. L'unico problema del farro è che tende ad allettarsi, mentre pur essendo simile al grano duro, nonostante sia, questo non è stato modificato con la selezione massale o altro, questo qui è rimasto intatto com'era. Quindi la gamba rimane un po' rimane floscia, quindi tende ad andare giù, ma non si perde prodotto. Ah. E comunque sia la trebbiatura viene fatta con calma, perché comunque già il grano duro è stato trebbiato.
e di conseguenza... Tu parlavi della spiga, abbiamo visto anche qualche immagine che effettivamente era un po' ricurva, sì, quindi esattamente. Probabilmente quello ti riferivi. Infatti l'azoto non va ecceduto con l'azoto, perché? Per evitare il problema. Però si fa anche sul biologico, per esempio, si fa succedere delle culture come i piselli, come il cece, okay, culture che migliorano il terreno dopo l'erba medica. Lì nello specifico non ci vuole un chicco di concime, è proprio naturale al 100%. Qui ci hai portato delle ciotole, del prodotto proprio in tre fasi. Che cosa c'è nelle ciotole? Così lo conosciamo dal vivo proprio. Questo è il farro come viene dal campo. Così, quello tal nella quale prima ciotola. Anche quello che facciamolo si riesce... vedere un attimino a favore anche di camera, questo, quello lì. E anche quello che noi andiamo a seminare tra ottobre, novembre, ma anche dicembre. Se si va all'interno, in montagna per esempio, a zone alte di Fossombrone, e questo qui si può arrivare a seminare anche ad aprile, questo qui. Naturalmente si allunga il ciclo culturale, però è molto resistente al freddo. È una pianta che accestisce molto, quindi praticamente eventuali infestanti le chiude, le asfissia. Di conseguenza, ecco perché non dicessi di diserbo questo qui. Perché fa da solo. Sì, esattamente, fa da solo. E questo Bene. È il prodotto che poi tra l'altro si può anche riseminare per eventuali agricoltori che ancora non avessero deciso sul cosa seminare. Eventualmente è un grano duro selvatico, il farro, che va bene anche su ristoppio. Quindi il raccolto qui è assicurato. Per forza. Quindi poco concime. Poco concime. Buona resa. Se non è biologico, niente. Buona resa, non trattamenti, non niente, un'ottima PLV e conseguenza. A fianco invece cosa ci abbiamo nell'altra? Questo è un farro decorticato. Dicevo che tra l'altro questo qui, sulla rotazione per ciò che riguarda gli agricoltori, usufruisce del contributo di 73 euro circa ad ettaro del premio rotazione. Non è tanto, però in pratica ti paga il seme che è messo nel campo. Il primo anno, il secondo anno puoi rilasciare il tuo, il seme, che va benissimo uguale. Quello a fianco invece è a livello, adesso noi abbiamo usato un'azienda amica, fiduciaria nostra, l'azienda Luzzi, e ci ha dato dei campioni di farro, e questo è un farro decorticato, questa è la prima fase della lavorazione, questo è un farro vestito come scappa dal campo, poi viene decorticato il farro. Ed è diventa così. E è questo il farro decorticato. Decorticato. Quello sarebbe già... simile a un grano duro, un grano tenero slavato praticamente. Poi la successiva lavorazione è un farro perlato. Esatto, quello che noi conosciamo comunemente, quando si parla in cucina di farro perlato, quello che utilizziamo. Farro perlato, praticamente gli viene tolta la punta del farro, quindi è questo meno la punta, praticamente il germe, praticamente, Rolando, giusto? Sì, è più facile cucinarlo. È più facile cucinarlo e in più eventuali patogeni o funghi vengono eliminati col farro perlato. Nella perlatura si perdono proprietà del farro, Rolando? No, non si perdono proprietà. Il farro, noi ristoratori non ci è parsi il vero, accusati di aver fatto ingrassare questa popolazione del 2000. È arrivato sto farro e abbiamo iniziato a fare, in genere, le cose più semplici erano queste insalate. Farro lessato, tecnicamente molto semplici, 15 minuti di bagnatura, 15 minuti di lessatura, si raffredda. L'importante è avere dell'ottimo olio extravergine d'oliva, qui c'è. Poi si può aggiungere i pomodorini, la solita rucola, che ormai è un classico, oppure dadini di formaggio, oppure pezzettini di frutta non troppo matura, pesce bollito, e ci sono tante tante varianti a questa insalatina che permette a chi ha buon appetito di riempire lo stomaco con un prodotto veramente naturale. Certo. Ma ricco di proprietà, quello che spesso ci è distratti. Infatti noi spesso ci alimentiamo con troppe proteine, troppi grassi, e poi si riscontrano in genere in primavera, quando si va davanti a uno specchio, prova costume, e ci si vede un po', non dico deformati, ma leggermente un po' rotondi. Renoir era di un tempo, e le signore, specialmente le signore, hanno attenzione a questo, ed è giusto. È giusto, perché l'alimentazione deve essere anche salute. Digerire, si mangia quello
si mangia di tutto, ma viviamo di quello che si digerisce. Certo. Spesso molte cose sono un po' così. Adesso il benessere di questo secolo ci ha portato alla sovralimentazione. Ma essere attenti, non dico di stare senza mangiare, ma mangiare, essere attenti però a quello che si consuma. Ecco, quindi il perché consumo sul mercato c'è di tutto. C'è di sì. tutto. Quindi una cena con il farro, poi ci sono anche le minestre, poi ve ne parliamo. Dopo ne parliamo. C'è anche la farina, giusto? C'è anche la farina di farro, c'è anche la farina di farro che è il passaggio successivo alla perlatura del farro. La farina di farro, vabbè, ci dà origine anche al pane di farro. Questo ve lo faccio vedere. C'è una pagnotta, facciamola a favore di camera perché è veramente... Cioè, è una cosa spettacolosa, ma manda un aroma e un profumo, una fragranza, che già anche Rolando gli ha preso fame. perché giustamente, insomma, le cose buone, ecco, vediamo, sì. È veramente... Cioè, è abbastanza costoso. Come perché, mollica, è una bella mollica. Sì, questo qui si mantiene anche 2 giorni, anche 3 giorni, questo lo mangi lo stesso. Però è altamente digeribile, non ingrassa, questo qui è l'unico pane che non ingrassa. Lo stanno studiando per ciò che riguarda per i celiachi, sì. Questo qui, perché probabilmente non dà intolleranze alimentari. E a me piace molto, sinceramente. Certo. Poi, anzi, lo tenevo in macchina, sentivo un aroma, un profumo, mi dava una gran soddisfazione. Il farro, ma anche pasta. Questa dopo, chiaramente con la farina si fa. Questo, la pasta. Il pane è molto gettonato, perché il pane sulle panetterie che usano il pane di farro è molto gettonato. Piace molto. Ci sono altri pani con spezie diverse o sì. sesamo, ma il farro va a ruba letteralmente. Chiaro che ancora. C'hanno poco seme, c'hanno poco quindi, di tutto. Però insomma va bene. Con la farina si fa anche gli spaghetti, questi spaghetti qui sono spaghetti al farro, sono biologici questi, ottenuti da, va molto biologico. Beh, nello specifico il farro biologico dà origine a un prodotto, comunque sia, a differenza dei grani biologici, secondo me, i grani duri, i grani teneri, questo qui i funghi, le tossine che eventualmente possono rimanere su un grano biologico normale, qui non ci sono, perché essendo rivestito e protetto questo grano duro qui, non dà i problemi che dà un grano duro o un grano tenero. Quindi dal punto di vista salutare e salutistico è sicuramente superiore a un grano duro o un grano tenero biologico e è sicuramente da preferire. Anche il gusto, lo stesso gusto del pane è un gusto aromatico, un gusto... Tipo mandorle, sì. Un ottimo sapore, cioè, a me piace tanto. La pasta però una volta che viene essiccata e lavorata prende questa colorazione scura. Sì, esattamente. Vediamo anche una... Questo è farro, pasta da farro, pasta da farro convenzionale questa qui. Questa è una pasta da farro convenzionale, viene scura perché praticamente è duro, cioè è scuro l'acino, di conseguenza... Viene. E anche questa è molto gettonata e molto richiesta. Questa è convenzionale perché viene a mancare il biologico di conseguenza l'azienda ripiega, è costretta a ripiegare sul convenzionale. Ah, tra l'altro tutte le maggiori catene, l'Ipercoop, maggiori catene distributrici, c'hanno il farro dell'azienda. L'azienda è giovane, fatta da dottori agronomi all'interno, 2 ragazzi giovani, e stanno prendendo molto, molto piede, cioè, si presentano molto, si pongono bene al pubblico. Beh, può essere un'opportunità anche per, come dicevi tu prima, tanti agricoltori che magari devono decidere che cosa impiantare e se il farro presenta le caratteristiche anche di resa, perché poi dopo alla fine esatto. C'è una resa anche dalla quale dover tenerne conto, può essere una buona opportunità. Ogni azienda deve fare i conti naturalmente col bilancio aziendale, come noi si fa conto sul bilancio familiare. Certo. E quindi di conseguenza di norma i nostri vecchi agricoltori ci insegnano che una volta che hai abbattuto i costi, il guadagno è di sicuro. Una volta che hai azzerato il costo. Ma l'azienda non si è fermata qui, non sto promuovendo l'azienda, io parlo... Ma come sei innamorato del prodotto, diciamo. A me piace molto il prodotto, perché è un prodotto che in una società in cui uno viene incitato al consumo estremo dell'antiparassitario, del concime, c'hai un prodotto che praticamente non necessita di nulla o del minimo essenziale e vitale, perché no? Certo. Su un ambiente di crisi, quindi a me questi ragazzi che ci hanno avuto l'idea, a me piacciono molto, insomma, onor del vero. Certo.
Il Consorzio Agrario di Ancona ha visto, cioè li sta appoggiando perché in effetti c'è una simbiosi fra noi e loro, nel senso che quanto è la fine, perché no? Certo. Stiamo proponendo un prodotto, non l'acqua santa, ma un prodotto insomma, che potrebbe salvare anche i bilanci familiari all'interno, anche perché per esempio non vengono attaccati dai cinghiali come a Fossombrone. Problema. Sì, perché questa qui è una cultura che gli animali non ci vanno. Ce n'è tanta in giro quest'anno, dalle camminate a Fano, Fossombrone, Serrongarino. È un problema. No, ma anche di Faro ne è andato giù tantissimo quest'anno, perché il problema è tangibile, certo. Si sente con mano. Poi l'azienda non si è fermata qui. L'azienda naturalmente ha pensato, cioè il farro in sé per sé va bene, va benissimo tutto, la pasta, lo spaghetto o altro, però ha deciso di abbinarlo con la fava. Nello specifico la fava, ma anche altre cose. Sarebbe che dopo esalta Rolando, questo esalta Rolando, dopo lui ci mette giù il cece suo. Dopo sentiamo. Ci pensa lui. Quindi l'azienda non si è fermata lì, ma ha creato dell'ottimo farro e fave e altri prodotti similari che naturalmente hanno trovato il favore di tutte le più grosse catene alimentari. L'azienda sta andando benissimo per. Quindi si presta come anche commistione di altre cose. Anche con anche una farina molto farro, peperoncino, altre cose, insomma è una cosa che si sposa perfettamente con il peperone, si sposa è l'ideale col peperone, si sposa, sarà che a me piace tanto il peperoncino, però è il matrimonio suo, però quel matrimonio lo consuma Rolando. Rolando, tu sei custode di questa cucina del territorio, cucina dialettale per richiamare il territorio, però penso che di materiale ce ne hai tanto, perché insomma un prodotto così antico si limita a un'insalatina. Insomma. Il farro si presta, la farina in modo particolare, le crostate, con l'aggiunta di una leggera aggiunta di farina bianca, perché altrimenti l'impasto, per esperienza lo dico. Crostate ne ho fatte, altri dolci a volte con le lievitazioni un po' più difficile. E c'è una cosa, cambiare nome alle cose, cambiare nome ai piatti. Il famoso risotto diventa farrotto. Ecco. Anni fa ho lessi su un giornale importante, e una notizia che mi ha rallegrato era il farrettone. Panettone fatto con farina di farro, e viene fatto sempre via da San Lorenzo in Campo. Il farrettone. Così, riprendendo dalla storia, quello che io cerco sempre ricette antiche dalla storia, ho visto qui la scatola, l'ho vista oggi, e in realtà i tacconi sarebbero farina con l'aggiunta di farina di fave, in questo caso sono invece di tacconi, cambieranno nome, è farina di farro con l'aggiunta di farina di fave, quindi legume, piatto molto, molto energetico, tra le altre cose. Il farro ha delle proprietà sue, adesso io non voglio annoiare con il farro, voglio passare più alla parte culinaria, comunque la proprietà è ricco di fibre, di vitamine, molto consigliato nella dieta dello sportivo. Molti anni fa collaboravo con una rivista e ho ritrovato questo articolo e me lo sono riletto con piacere. Non mi ero dimenticato quasi niente, a parte qualche cosa di curativo, diciamo. Le ricette vengono dai romani, vengono anche da altre zone d'Italia, dove prima di noi hanno la Toscana, i nostri vicini toscani, proprio qui dietro, hanno sempre conservato, non è che poi fanno 100 cose, ma con il farro non si fanno 100 cose, ma si fanno delle cose squisite, compreso una minestra che si chiama ciavarro, ecco. Io servo sempre nel nostro ristorante e io ho fatto una leggera modifica, riprendendo un'antica ricetta, adesso ve la spiego in due parole, il ciavarro, il nome, ceci e farro. Noi ci mettiamo solamente farro, ceci e casciotto d'Urbino. Perché? Perché c'era il grande Michelangelo che si faceva mandare da Urbino le famose casciotte, che si chiamava Cascio, perché all'epoca il nome era Cascio. E questa famosa minestra bianca col cacio ammezzato era un piatto tipico dell'epoca, anche perché il formaggio non si mangiava con la marmellata. Ecco, come si fa adesso? Che io a volte discuto, specialmente se me lo portano per antipasto, sinceramente non l'accetto molto volentieri, però è sempre un tentativo di far assaggiare un formaggio. Ma se il formaggio è buono, secondo me è buono anche da solo. Con la pera angelica, per esempio, a settembre ci siamo divertiti abbastanza. Comunque, tornando al discorso dell'uso di questo formaggio, che veniva messo in mezzo alle verdure, cotte o crude, oppure dentro le minestre. E rendeva energetica una minestra, un piatto. Certo.
esistono ed esistevano le minestre maritate alla marchigiana, erano dei piatti già buoni da soli, però per dargli un tono, non tanto al gusto, noi non andiamo lontani dal gusto, andiamo nel riempire lo stomaco, perché quando poi le popolazioni erano molto ridotte in confronto di oggi, però i metodi di coltivare erano quelli che erano, nel grande nord, il concime, il letame non fermentava, quindi ecco perché venivano tutti in Italia a portare via le nostre cose buone. E quindi da noi la coltivazione, pur essendo molto legata al tempo, alle grandinate, alla scarsità di pioggia, all'abbondanza di pioggia, praticamente era molto, il tempo incideva molto di più di oggi, i trasporti erano quelli che erano, le concimazioni, quindi la conoscenza anche dell'agricoltura, si grattava la terra con un aratro trainato a volte dai figli, quindi tutti avevano i buoi, quindi anche lì una storia lunga e molto triste. E il farro c'era, il farro poi non veniva macinato, quindi non pagava neanche la famosa tassa sul macinato. E quindi? Che per pagare le tasse italiane pare che adesso... già da allora si industriava. Adesso ci hanno detto che ne paghiamo troppe, è un onore grande questo per noi, che fino ad oggi ci hanno detto che noi pagavamo. Comunque, questa minestra di Michelangelo è ripresa in questo ciavaro che servo io, e aggiungo dadini di cacciotto d'Urbino dentro la minestra. E il piatto è veramente buono. I ceci, anche loro, marchigiani. Perché? E perché nelle Marche la coltivazione del cece. Adesso, non ultimo è stato San Sisto, in cima all'Appennino, proprio ai confini con la Toscana, famoso per i funghi, ceci e lenticchie. Anche lì ho fatto una zuppa tipo di queste, con l'aggiunta di funghi, interessante. E anche il ciavarro, un paesano che purtroppo non c'è più, e voglio ricordare il nome, Gino Camilloni, famoso commerciante di petroli e animatore e cuoco alla Sagra della Polenta, parlando nel mio ristorante di questo piatto, mi ha detto: guarda che una volta da noi una cosa del genere si faceva con il grano, col farro, chi ce l'aveva, perché si è sempre coltivato, con l'aggiunta dello sgombro, bollito, spinato logicamente. E questa, commistione mare mondo. E difatti questa minestra è interessante. L'aggiunta anche di erbe, l'importante però cos'è? Avere un buon farro che resti non troppo cotto né troppo duro, diciamo che abbia i suoi tempi di cottura giusti, e poi i ceci si lessano a parte, logicamente è difficile avere un risultato mettendo le due cose insieme. Poi nella scodella o nella zuppiera si uniscono gli ingredienti, il formaggio si mette a dadini nella scodella. E poi la presenza di quest'olio d'oliva nostro, come dico, poi siamo in questo periodo che si sente il profumo dell'olio, e poi una macinatina di pepe. Sicuramente ci sarà il bis in questa mente. Altri piatti molto, molto, diciamo, praticati con facilità, ma facendo, come dicevo prima, queste insalate, invece che con riso, fatte con il farro, non solo in estate, ma anche riempirci un pomodoro, vuotarlo e riempirlo di questo farro tenero, con l'aggiunta di altre cose, che potrebbe essere pesce o il formaggio del quale se ne è parlato prima, o altre verdure. Anche con, io lo guardo sempre molto male, anche con la spruzzatina dell'aceto balsamico, che riesce ad uguagliare un po' le cose. Se magari il nostro olio d'oliva non è eccezionale, magari lo potremmo correggere. Diciamo che, insomma, ma se l'olio nostro di cartoceto, non sicuro, va bene quello da solo. Va bene quello. Così anche usarlo, il farro c'è, adesso qui non c'è su questo tavolo, ma c'è anche spezzettato. Questo spezzettato si cuoce. Sì, dovremmo avere un'immagine che non sembra proprio esattamente quello, comunque. Il tuo farro spezzettato è versatile, è una ricetta molto semplice. Si cuoce e si fa una specie di patè in uno stampo, in genere gli stessi stampi che si usano per i dolci, e con l'aggiunta di uovo sodo a pezzettini, un po' di frutta secca, cotta, leggermente cotta. Poi ci va. Si fa stringere in frigorifero e poi si taglia a fettine, e ancora una volta con due gocce di olio questo diventa un componente di un antipasto di solito. È questo? No, è proprio è come una farina grossolana. Ho capito. Ma si trova, in merce si trova. Così le paste, così. E anche un'altra proprietà buona del farro è quello di portare via dall'intestino tante scorie che altri alimenti non riescono ad attaccarsi. Ecco che il nostro intestino poi vivrà meglio, perché
pare che noi, quando ci sentiamo pesanti, siamo scorbutici, un po' magari annoiati, o mal di testa, eccetera, deriva tutto da lì. Ecco. Quindi ecco, la buona digestione, mangiare le buone cose e poi le cose che piacciono e che si cucinano anche con una certa facilità, perché non per forza dobbiamo essere, per essere dei bravi cuochi in cucina, dobbiamo metterci 20 cose dentro, bastano due. Due, tre. Ma buone. Tu che sei un fine conoscitore del territorio e anche insomma della cucina del territorio, secondo te questa moda del farro è venuta perché insomma spinti dalle necessità, come diceva Sauro prima, degli agricoltori di rinnovare o di trovare nuovi sbocchi, o c'è così un corsi e ricorsi che in questo momento sta interessando il farro? Ma il farro è una moda, in realtà è diventata una moda che poi non è diventata una moda esagerata. Io che oltre al ristorante c'ho anche un negozio, vendiamo anche queste cose. Non è una moda esagerata, c'è chi ne ha bisogno. Mm. La dieta dello sportivo, ad esempio, è importante per chi fa tanto moto avere l'intestino che si svuoti prima di questi lunghissimi tempi delle cose. E il farro in realtà pare che abbia queste proprietà. Come dico, si è sempre coltivato, credo l'Ottocento, se troviamo i mercuriali, i vecchi giornali, si parla sempre di farro, anche se in quantità minima si coltivava, veniva consigliato dai medici per chi aveva dei problemi sicuramente di digestione. Insomma. No, non certo, beh, cioè, anche dal farro poi si traggono tante cose. È logico, con questi oli, col formaggio, cioè, poi c'è tutto. Lì ci sono grassi, lì anzi, bisogna limitarsi anche nel condire. Questo una cosa che si fa col farro, un'insalata, sempre tipo quella che dicevo prima. Il famoso tabulé. Stai per dare una ricetta, allora prendete carta e penna e scrivete, perché adesso declamo una ricetta. Il tabulé che poi viene dal Nord Africa. Mm. Cioè, quindi assomiglia ad altre cose, tipo couscous, tipo... Qualche siciliano mi ha detto, qualche cliente, noi l'abbiamo sempre praticato. Qualcuno addirittura ci aggiunge il melograno, adesso in questo periodo va, ce l'abbiamo. E infatti un altro che è farro, che viene bagnato, e viene lessato, e poi viene condito con cipolla cruda, pomodori, succo di limone, pepe, olio d'oliva, menta. Fresca e prezzemolo. In aggiunta anche il melograno, gli ingredienti di melograno. Queste cose, per essere buone, debbono, come si dice, una volta si dice debbono covare, anche i capelletti debbono restare lì un po', una volta cotti, a prendere brodo. Così anche questo farro si deve un po' insaporire con questo olio d'oliva, che è una cosa essenziale. Insieme a queste due cose, diciamo, se uno non volesse fare una roba poi troppo complicata, l'essa del farro con un po' di sale, pepe e olio è appostissimo. E sono questi complementi dell'alimentazione, ad esempio specialmente di sera, chi sta davanti alla televisione a vedere noi altri, che poi magari sta seduto, ha cenato prima, non può mangiare cose pesanti, quindi deve anche pensare che poi si va a dormire. Si parla oggi di intestino pigro, come se parla di rigurgito come i bambini, a persone che alla nostra età, significa che hanno mangiato troppo e non si sono mossi. Quindi è logico che il movimento poi porta anche alla necessità di cibo. Certo. Non dobbiamo esagerare, né in un modo né in un altro, né alla nostra età prendere e inforcare una bicicletta da corsa. Io mi vedo e ne sono invidioso. Però io non me la sentirei, perché poi la sera magari alle 2 di notte ancora sono lì, con i piatti sulle mani, quindi la mia alimentazione si limita a volte. Un po' la ghiottoneria è logico, ma anche con il farro si possono fare altre cose. Io adesso posso dare dei piccoli suggerimenti. Ad esempio, io ricordo a casa mia quando si faceva il risotto e poi dopo non avanzava mai niente, si sa, in altri tempi. Si avanzava il risotto, si facevano le oggi chiamati arancini, chiamati suppli a Roma, io li chiamo crocchette, magari con un po' l'aggiunta di un uovo oppure di un po' di formaggio. E bisogna provarlo fatto con il farro. Si cuoce un po' di più, in modo che fa la sua colletta, senza arricchirlo di troppe cose, che poi ci provocherebbero quel problema, dicevo, allora cosa mangio a fare il farro? Certo. Sta altra roba. Però magari restando sul vegetale. Certo, qualcosa che la appiccichi, un uovo va rotto. Un minimo. Fresco.
un minimo. Io volevo dire una cosa, no? Adesso dimmi. Sto Rolando a quest'ora da sera, no? Ecco. Con la pagnotta aperta. Allora, a parte tutti gli altri poteri del Faro, le proprietà del Faro, non poteri, le proprietà del Faro, ci ha smosso una fame, non so. Adesso ha telecamere spente, poi adesso chiudiamo la trasmissione, tiriamo fuori un salamino, magari. Guarda che questo qui, fra il pane, c'è la fragranza del pane, questo qui ci abbiamo fame, questo qui ci ha smosso una fame. Rolando. In realtà quel pane è molto invitante. È vero che sto guardando. È lì che è aperto. Infatti Saulo è insomma, pernicioso, lui l'ha aperto appositamente per farcelo vedere e stuzzicarci. E stuzzicare anche la curiosità e l'appetibilità dei nostri telespettatori. Bene, noi purtroppo, come dico sempre, il tempo è tiranno. Grazie Rolando per averci solleticato con queste chicche gastronomiche. Grazie a te anche, Saulo, per insomma, la tua esplicazione tecnica così precisa e così precisa. E ci hai fatto insomma, innamorare di un cereale che lo vediamo, lo consumiamo grazie ai ristoratori, grazie al loro estro, ma più delle volte magari non sappiamo che cosa abbiamo nel piatto. Invece grazie a te abbiamo capito le proprietà di questo non così giovane ma ben antico cereale, padrone della nostra tavola ultimamente. Quindi insomma, amanti e non di questo tipo di alimentazione, riversate il vostro interesse sul Farro, perché oltre ad avere proprietà organolettiche eccellenti ha anche qualità intrinseche e salutari veramente ottimali. Per questa puntata di Dopocena è tutto, vi rimando alle prossime, un caro saluto, ciao e arrivederci alle prossime.